Ciao a tutti, oggi volevo farvi vedere un po' di cosine che ho comprato che sono sostenibili per l'ambiente e che sto cercando di utilizzare nell'ultimo periodo sostituendo tutti quegli altri prodotti che sono sempre stata abituata ad utilizzare sin da piccola, tipo i bagnoschiuma grandi, insomma, liquidi, gli shampoo, eccetera. E diciamo la cosa più semplice e banale è semplicemente appunto la saponetta per le mani invece di usare il sapone liquido che di solito viene con appunto i contenitori di plastica che quindi sono dannosi appunto per l'ambiente, e invece appunto le saponette vengono di solito con dei contenitori di cartone, di carta, semplicemente che sono molto più facilmente riciclabili. E inoltre tipo ho letto che nei saponi liquidi mettono tipo per stabilizzare la formula, perché c'è tipo l'acqua all'interno, devono mettere tipo dei conservanti, additivi, cose che insomma non fanno troppo bene all'ambiente, se non ho capito male. E quindi diciamo la cosa più banale è quella, semplicemente la saponetta per lavarsi le mani, che uso anche per lavare i pennelli, che è comodissima. E penso di averne una dell'erbolario ora, però insomma penso che siano abbastanza tutti simili per lavarsi le mani. Ecco, invece delle saponette solide per i capelli e il corpo, soprattutto i capelli, sono magari un pochino più difficili da trovare che funzionino bene. Quelle con cui io mi trovo benissimo sono quelle di Ethical Grace. Ora non ce l'ho qui con me perché l'ho finita, non l'ho ancora ricomprata, ma io le compro da Bio Boutique La Rosa Canina e sono dei cubetti appunto con un filo e, appunto, vengono in un contenitore di carta, quindi facilmente riciclabile, e durano tantissimo. E come si usano? Praticamente prendi il sapone, io faccio così, bagno i capelli e poi me la passo sopra i capelli con l'altra mano massaggiando, facendo così tutta la testa, e poi dopo insomma massaggiando il cuoio capelluto, anche le lunghezze, e quelli lì a me lavano molto bene i capelli. Ne avevo provata un'altra ai semi di lino, mi sembra, della Saponaria o Bioofficina, semmai ve lo scrivo qua, lo ritrovo, e quella invece mi lasciava i capelli un po' più pesanti, che in realtà d'estate mi piaceva anche perché mi dava tanto volume, era un po' quel look da acqua di mare, no? Sui capelli, che ti li rende un po' pazzi, come ho quelli di oggi che sono molto pazzi. Vabbè, lasciate stare. Quindi con quella mi ero trovata un pochino peggio, in più non aveva l'accetto tipo questo, ora questo è il bagno schiuma, ve lo faccio vedere, per appenderlo in bagno, quindi era un pochino più scomoda. Però ecco, un'altra cosa comoda in generale dei saponi solidi è che te li puoi portare in viaggio molto facilmente. Cioè non hai il limite dei 100 ml, non devi starli a tirar fuori e farli vedere ai controlli negli aerei, eccetera. Sono molto più compatti. Quindi, per quanto riguarda gli shampoo, io sto usando questi qua, soprattutto di Ethical Grace, e sono i miei preferiti. Non ho ancora provato il balsamo perché io non lo uso, perché ho i capelli che mi si ungono facilmente e solitamente se non ci metto cose strane, tipo ora in realtà mi si sono abbastanza seccati, però solitamente si districano anche facilmente, quindi non uso balsami, al massimo uso delle maschere, però di quelle ancora non ho nulla di solido. Ho comunque roba tipo di Giada Cosmetics, che comunque sono... è un brand comunque un pochino più attento all'ambiente in generale e che cerca di basarsi sugli ingredienti naturali, eccetera. Però nulla, comunque c'è il contenitore in plastica. Quindi, oltre allo shampoo, l'altra cosa è il bagno schiuma, e anche quello è facilissimo da usare, secondo me è molto comodo. Ora questo è quello distrutto che sto finendo. Ecco, l'unico problema è che quando si assottiglia, perché l'hai così finito, si frantuma una certa, quindi a quel punto lo devi mettere nelle mani, fare un po' così e poi passartelo. Se no io di solito quello che facevo era, con il corpo bagnato, passarmelo un pochino addosso e fare la schiumenta, o quando ho anche le spugne per fare anche un po' di scrub, ce lo mettevo nella spugna e poi facevo così. Ecco, questa è un'altra cosa che dovrei controllare.
prendere una spugna che sia non di plastica, ma tipo quelle vere. Su questo non ci avevo pensato, ora controllo se c'è qualcosa, anche perché mi si è distrutta la mia, cioè sapete quelle normali di plastica tutte arricciate. Ora vedo cosa esiste in giro, perché quella mi si è distrutta. Comunque il bagno schiuma, anche quello è semplice, te lo passi sul corpo e fai così e fa una bella anche schiumetta, ti sembra di lavarti, o sulla spugnetta e poi te lo passi. E questo qui penso sia un altro colore, diciamo un'altra versione di questo. Officina Nature, questo è quello rivitalizzante, questo è quello nuovo che ora andrò ad usare quando ho finito quei rimusugli là. E vedete, questi hanno i laccetti, lo appendi così non sporca, insomma, e sono molto comodi secondo me. Con questo veramente è stato un cambio che non mi ha pesato per nulla, anzi, cioè, anche quando me li portavo in vacanza ero molto contenta, erano molto facili da usare. Poi, rimanendo sui saponi solidi, una cosa che ho comprato recentemente è quello per il viso, il detergente per il viso, sempre di Officina Nature. E questo è quello purificante, perché appunto c'ho l'acne. Ora comunque ho iniziato la cura, l'ho preso da un giorno, speriamo faccia quella la vitamina A. E comunque tutti questi appunto dicono sono plastic free, ovviamente vengono con il cartone made in Italy, che è un'altra cosa però importante, nel senso che comunque provengono dal nostro territorio, quindi non fanno neanche tanta strada. Aiuto, perdo capelli. Sostenibile, eccetera. E questo pure è molto comodo. Questo è più piccolino, però io l'ho usato per ora solo una volta che ero andata fuori casa e comunque era molto comodo. Io mi lavavo la faccia, no? Poi lo poggiavo sopra perché così si asciugava all'aria, insomma, senza ristagnare troppo nell'acqua. E mi sono trovata molto bene, mi lavava bene, non ho avuto problemi di irritazioni o cose altre. Secondo me, ora finisco prima quello che ho. E comunque me lo tengo da parte per quando viaggio, soprattutto, che è molto piccolo. Cioè, invece di portare boccioni di detergenti, comunque, cioè, sono troppo più comodi, cose del genere. E quindi comincerò ad usarlo quando ho finito gli altri che ho, insomma, in bagno. E un'altra cosa che volevo comprare, ma ancora non l'ho fatto, è il detergente invece oleoso, perché ho visto che esistono anche per struccare, cioè gli struccanti solidi, oltre quelli in burro che se tipo si prendono magari in vasetti invece che nei contenitori di plastica, magari anche nei vasetti di vetro o in quelli di alluminio che credo siano più facilmente riciclabili, cioè più volte mi sembra. Esistono anche proprio quelli solidi, così che vengono nella carta, però anche quello è una cosa che comprerò probabilmente, non ancora perché devo finire. Ora ho questo qui che comunque è di Bioficina Toscana, che comunque è un brand eco bio, cioè non è assolutamente male dal punto di vista dell'ambiente. È in plastica, non so se sia plastica riciclata. Qui non c'è scritto, non mi sembra, almeno ho controllato prima, però comunque anche qui basta essere attenti noi e buttarlo nella plastica in modo da riciclarlo, cioè non ci vuole tanto. Comunque quando ho finito questo lo prenderò solido. Parlando appunto di contenitori di vetro, ho questo burro per il corpo che non è in vetro. No! Che fail. Ci sono rimasta malissimo, ero convinta fosse vetro, ma è plastica dura. Ero così fiera. Perché, cioè, no, non è vetro, però l'idea che non è questa. L'idea sarebbe magari prendere, questo è un burro per il corpo, una crema, insomma queste cose qui in contenitori di vetro, che questo sarebbe bellissimo da riutilizzare tipo anche per il cibo, cioè
uno lo finisce e poi ha un vasetto di vetro utilizzabile. Questo però non è vetro. Che fail. Ma è riciclata la plastica? Sono triste, mi si è rovinato tutto il video, tutto il mood. Vabbè, andando avanti, una cosa che ho comprato è il... lo chiudo se no... il dentifricio in polvere. Questo è di Tea Natura, insomma, quello all'eucalipto, e questo appunto viene in un vasetto di alluminio, quindi più riciclabile, ha la sua spatolina in legno, e quello che voi fate, vi ho fatto il video, prendere con la spatolina la polverina e metterla sopra lo spazzolino, e poi che deve essere già bagnato, poi vi lavate i denti. Diciamo, i pro di dentifrici in polvere sono appunto che non hanno tensioattivi all'interno, e alcuni di questi appunto sono dannosi per l'ambiente, e poi vengono in queste scatoline più facilmente riciclabili. All'esterno c'è solo un po' di carta, quindi anche questa facilmente riciclabile, e quindi diciamo per questo sono più sostenibili. Come spazzolino ho preso questo qui della saponaria, che ha le testine, che è di plastica sì, ma ha le testine intercambiabili, quindi quando ti si rovina non devi ricomprare tutto lo spazzolino, ma cambi solo la... spazzolino vegetale, tra l'altro, quindi forse non è di plastica. Cacchio, aspetta. Il manico è fatto di acetato di cellulosa, ricavato dal legno e cotone, quindi non è plastica. Le setole sono di olio di ricino, e questa è carta, appunto, viene nella carta. Si smaltisce questo nella carta. Ah no, lo spazzolino è sempre nella plastica. E le setole nell'indifferenziato. Però dice che è 100% biodegradabile il manico. Ma perché devo mettere la plastica? Sono un po' confusa. Manico 100% biodegradabile. Quindi dice che ci mette 4 anni per decomporsi, mentre la plastica, cioè gli spazzolini di plastica, è 1000 anni. Però sono confusa, perché me lo fa mettere nella plastica? Questa devo controllare, non ho capito sinceramente. Però diciamo la cosa anche pro è che ha la testina intercambiabile, quindi si può, no, perché lo sto mettendo lì dentro, e quindi si può, cioè non devi buttare l'intero lo spazzolino quando ti si rovinano le setole. Allora, il dentifricio in polvere è un pochino difficile da usare, ma una volta che ci hai preso la mano a rovesciare la polverina sopra lo spazzolino, io lo tengo lì semiaperto con la spatolina all'interno, così che comunque sia coperto dal tappo ma prenda aria, però non ci vada l'acqua dentro, così non si rovina, e per ora mi sto trovando abbastanza bene. Altre due cose, ho questo cotton fioc, che non è di cotone, per le orecchie, appunto riutilizzabile. Questo l'avevo preso su Amazon, di Last Swab, questo qua, che quindi lo puoi utilizzare, lo sciacqui, poi ce lo rimetti dentro. Questo ogni tanto un po' scomodo, cioè sento che non capisco se mi pulisco bene, quindi ogni tanto uso semplicemente i cotton fioc, quelli biodegradabili da mettere nell'organico, se no quando però devo viaggiare mi porto dietro questo, che è più comodo, perché i cotton fioc non so come portarli. E come ultima cosa, che è per il make up, è la spugnetta biodegradabile di EcoTools, e questa è una gran figata, posso dirlo, perché poi la butti nell'umido, penso,
ma quella cosa lì mi ha confuso, quindi magari devo ricontrollare, però se è biodegradabile. E ora mi si è un po' tagliuzzata, scusate, sporca perché l'ho appena usata, però non vi scandalizzate, si è un po' tagliuzzata ad usarla, però sono tipo 2 mesi, 2 o 3 mesi che ce l'ho, 2 mesi forse. E questo succede anche alle altre spugnette comunque, cioè per ora non mi dà noia che sia un po' tagliuzzata, sinceramente qui va bene, qui funziona ancora, quindi sicuramente la terrò ancora per un po', e, però almeno quando finisce si rovina la puoi buttare nell'umido, penso, e quindi è biodegradabile e non butti inutile plastica in giro. Quindi so che non sono bravissima in queste cose, però cioè nel senso anche solo comprando il make up e molto make up si creano rifiuti inutili, però per quello che uno, secondo me per ora, per quello che uno riesce a fare dove può, uno fa. Se anche nel comprare, cioè sicuramente vabbè, a parte riciclare tutto, dividere, cioè fare la differenziata bene, quello è, ormai deve essere assodato, cioè tutti dovrebbero farlo, quindi anche quando uno compra il make up eccetera, di stare almeno di buttare tutti gli imballaggi bene nella spazzatura. Comunque vengono spesso in carta, quando riesco a riciclare la plastica, cioè quando li devo smaltire cerco sempre di smaltirli a modo, e se posso comprare le cose di vetro ci provo, tranne questi fail. Però sì, almeno per queste cose di tutti i giorni che si usano frequentemente, quindi finiscono velocemente, tutti i saponi eccetera, se si può andare sul solido e su queste cose qui è molto meno impattante sull'ambiente. Quindi questo è quello che penso che sto cercando di fare e che vi consiglio di fare, perché sono molto carini da usare, cioè sono molto semplici, ti semplificano anche la vita se devi viaggiare, ma anche nella vita di tutti i giorni sono facilmente utilizzabili. E una cosa che si vede, che vi volevo avvertire, è che avevo comprato un poggia saponi, diciamo, da lavandino di legno, quello l'avevo preso da Tiger, quindi non so quanto sia questo il motivo, però ci avevo messo per metterci sopra la saponetta per le mani e il detergente viso. Quello però che ho visto è che se io ci ripoggiavo la saponetta per le mani bagnata, questa appunto faceva colava tutta l'acqua e sotto mi era venuta la muffa. Quindi, come porta saponette, io ora vorrei cercare un altro che ha sempre i buchi, diciamo, per far colare l'acqua, ma che sia tipo in ceramica, qualcosa, perché il legno secondo me si impregnava d'acqua, quindi rimaneva lì per tanto tempo l'acqua e quindi faceva venire la muffa. Io l'ho buttato subito il sapone, comunque cioè era nella parte del sapone per le mani, quindi chi se ne frega, quello solido, quello per il viso non, cioè non è niente, cioè la muffa era sotto quindi non toccava nulla. E, però sì, non vi consiglio quelli di legno, cioè questa è stata la mia esperienza per ora, non so se altri tipi, se ci sono dei tip, se ci sono dei consigli che mi volete dare per da questo punto di vista, perché boh, secondo me la mia idea era di prendere quello in ceramica. E niente, quindi questo era tutto, ho chiacchierato molto e spero che vi sia piaciuto, iscrivetevi e noi ci vediamo alla prossima, ciao!